Tragedia oggi pomeriggio a Marsana, dove un 51enne è rimasto schiacciato sotto il trattore che stava guidando. 88esima adunata nazionale degli alpini all'Aquila, dalle pene nere l'appello a portare nel 2017 il raduno nel Veneto. Ormai ci siamo, dopo mesi di battaglie combattute in prima linea da Rete Veneta, domenica prossima riapre il Tempio Ossario. Due persone ferite in maniera grave, il bilancio di un incidente stradale accaduto ieri sera a Campo San Piero. Dal 1 agosto una tantum a 4 milioni di pensionati varierà a seconda dell'importo delle pensioni dubbiosi bassanesi. Tutti i pericoli del web illustrati domani dalla Polizia di Stato agli studenti di medie superiori in Piazza Libertà a Bassano. Continua il sogno del calcio bassano che batte la Juve Stabia e approda le semifinali play-off. Buonasera a tutti voi telespettatori e buon inizio settimana. Iniziamo il nostro telegiornale con la cronaca, con un terribile incidente costato la vita ad un 51enne di Marostica. Tragedia poco dopo le 16 di oggi sulle colline di Marostica, dove un 51enne è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in un terreno in forte pendenza. A perdere la vita Marino Campagnolo, residente con la famiglia in via Cobalchini a Marsan. L'uomo, che sino a due mesi fa lavorava come operaio in un'azienda di Nove, era impegnato questo pomeriggio in uno dei campi di proprietà della famiglia. Come si è già più volte verificato con esiti drammatici riportati dalle cronache, la pendenza è stata fatale. Il mezzo agricolo si è sbilanciato, si è rovesciato sopra il conducente. La prima ad accorgersi della disgrazia è la moglie. Campagnolo è stato subito soccorso da un vicino che ci ha raccontato con le lacrime agli occhi la scena terribile che si è trovato dinanzi. Sotto, stucato completamente. Ha dato subito l'allarme lei? Sì, ragazzi, voglio dire che era beccare, ma è stato giù con mio figlio. Ho provato un paio da sollevare, ma il trattore è troppo pesante, chi si che muove? 2 secondi che ho dato la testa così, no? E si è gonfiato come un paio. E poi è stato fuori, sangue da recce, dal naso, da buca e si va fuori tutto, ma ecco come che dico. Sul posto l'ambulanza del SUEM di Bassano. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 51enne, intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ed ora i riflettori sono puntati sull'88esima adunata degli alpini all'Aquila, proposta ieri integralmente in diretta a Rete Veneta. Più di 300.000 alpini hanno invaso la città di L'Aquila in occasione dell'88esima adunata nazionale delle penne nere, una adunata che Rete Veneta ha ripreso integralmente, portando in diretta nelle vostre case le emozioni dell'evento in terra d'Abruzzo. La conferma il boom di ascolti registrati. Un'emozione grande, dicevamo, per le penne nere che hanno raggiunto L'Aquila, perché per molti di loro è stato un ritorno a 6 anni di distanza dal terremoto che ha messo in ginocchio un intero territorio. Un abbraccio di fratellanza si è respirato in questo raduno nazionale, come conferma l'assessore regionale Elna Donazzan. Che senso ha avuto questa adunata secondo lei? Due cose, la prima è quella che gli alpini hanno detto chiaramente: basta burocrazia, vogliamo ricostruire la città è 6 anni che è in quelle condizioni. Io e mia sorella siamo state ospite di una famiglia, hanno ancora nel portachiavi la chiave del portoncino della casa in centro, e qui ci si sta dimenticando che L'Aquila è ancora distrutta. La seconda, con forza gli speaker, in particolare lo speaker genovese, ha detto: rivogliamo la leva, questi sono i ragazzi che oggi hanno tanti anni sulle spalle, che sono così non per un caso, ma perché hanno fatto il servizio militare e quindi il senso del dovere. Migliaia gli sms che ci avete inviato durante la diretta della dunata. In tanti avete chiesto a gran voce che in questi anni di centenario i prossimi raduni alpini vengano nel Veneto, un appello che trova il totale accordo del governatore Zaia. Diciamo che se non ci fossero i veneti non si fa la dunata, per la mole di lavoro, di persone che portano, e soprattutto per il grande spettacolo. Dall'altro, noi continuiamo a confermare la nostra candidatura al 2017, centenario della Grande Guerra, 2017, Asiago, Montegrappa, Piave, insomma tutto quello che conoscete meglio di me, Bassano e così via. Dico anche che non esistono candidature alternative, cioè il Veneto c'è e deve essere riconosciuta la candidatura del Veneto. E dopo la donata dell'Aquila, Rete Veneta è già pronta a regalarvi nuove emozioni, quella della riapertura del Tempio Ossario. Ormai ci siamo. Dopo mesi di battaglie combattute in prima linea da Rete Veneta, riapre il Tempio Ossario. Accadrà domenica, il 24 maggio, giorno in cui ricorre il centenario dell'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra.
Le porte del tempio, che conservano i resti di oltre 5.000 caduti, torneranno a riaprirsi, come chiesto con forza dal comitato voluto da Rete Veneta, al termine di una lunga cerimonia che prenderà il via alle 9 da Piazza Libertà. Autorità civili, militari e religiose, ma soprattutto tanti cittadini, renderanno omaggio ai resti di tre militi ignoti rinvenuti sul massiccio del Grappa. E dopo la celebrazione religiosa, un lungo corteo raggiungerà proprio l'ossario, dove madrina ad eccezione dell'evento sarà Carla De Zen Mattarucco, già presente nel lontano 1934, nel giorno dell'inaugurazione del Tempio cittadino. Tutta la cerimonia sarà seguita dalle nostre telecamere, che vi porteranno a vivere in diretta un'importante pagina di storia di Bassano e dell'intero nostro paese. Il governo approva il decreto legge sulle pensioni e stabilisce che dal 1 agosto un tesoretto di 2 miliardi e 180 milioni sarà distribuito tra 3 e 7 milioni di italiani. Il rimborso una tantum varierà a seconda dell'importo delle pensioni, da un minimo di 278 euro ad un massimo di 750 euro. Ma cosa ne pensano i bassanesi di questo provvedimento? Siamo andati a chiederglielo. Cioè, pensavo che prima è da sistemare la faccenda dei pensionati a 500 euro al mese. E quindi, se non l'abbiamo preso prima, aggiornamenti di pensione, è meglio che ce le dia adesso. Siamo anche con... per chi guadagna 3.000 euro? Penso. No, per quelli no, aspettano, loro possono aspettare. Speriamo sia vero, ho i miei dubbi. Perché a volte dicono che non ci sono fondi in bilancio, altre volte che i soldi ci sono. Vediamo. Che è una vergogna. Hanno dato soldi, danno soldi, giustamente chi ha bisogno, ma però... Sono d'accordo per dire soldi a chi li ha presi, però a chi che ne ha tanti no, a chi che ne ha pochi sì. Questo volevo dire io, basta. Perché chi ha pochi soldi, poverini, come fanno ad andare avanti se no? E sui pensionati si è espressa oggi anche Laura Di Lucia Coletti, candidata alla presidenza della regione per la lista L'Altro Veneto, Ora Possiamo. E proprio stasera sarà l'ospite della serie di interviste del nostro direttore ai candidati. Bisogna andare a prendere i soldi dove ci sono, per esempio le grandi voci, la corruzione per esempio, la criminalità organizzata, l'economia illegale, andiamo a prendere le risorse dove ci sono. Sono stati usati come cassa dello Stato i pensionati. È durissima Laura Di Lucia Coletti, la candidata alla presidenza della regione per l'Altro Veneto, Ora Possiamo. La lista promossa da associazioni ambientaliste che ha visto convergere anche i comunisti italiani e Rifondazione. Racconta la sua proposta come l'intenzione di rovesciare la linea politica uguale a se stessa degli ultimi 20 anni. Dobbiamo finirla di pesare sempre sulle stesse fasce, sempre sulla scuola, sempre sulla sanità. Coletti sarà accanto ai sindacati domani nella protesta contro la riforma alla scuola, da lei stessa definita ideologica perché colpevole di farla tornare ad un sistema feudale. Sul lavoro il tema è la creazione di nuovi posti attraverso una politica industriale fino ad oggi assente, dice, nell'azione di governo della regione. Basti pensare al fatto che noi abbiamo distretti economici, noi abbiamo poli industriali che sono stati praticamente abbandonati, mentre abbiamo avuto un consumo del territorio, dobbiamo riequilibrare le cose. Per farlo, aggiunge, non servono grandi opere, sempre più spesso cantieri della corruzione, basta ripartire da ciò che serve, ad esempio la rigenerazione, la messa in sicurezza dei territori. Significa fare una regia dal punto di vista della regione e non semplicemente la politica delle grandi opere che abbiamo visto come vanno a finire. Tutti i pericoli del web illustrati domani agli studenti di medie superiori in Piazza Libertà a Bassano, un'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato. Una vita da social in un'intera mattinata. Anche Bassano aderisce alla campagna itinerante promossa dalla Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani sui pericoli del web, soprattutto dei social network, risorse importanti se utilizzati con criterio, letali se impiegati in modo scorretto, soprattutto dai ragazzi. La Polizia di Stato sarà presente con un track, questo tir brandizzato, dove tutti gli studenti delle scuole medie e superiori di questo comprensorio potranno accedere e sperimentare, navigare sul web sicuri. Uno dei pericoli principali del web è quello legato al cyberbullismo, fenomeno che preoccupa 2 studenti su 3. Come oggi, fare prevenzione su questo è una priorità, e proprio per questo motivo qui la Polizia di Stato è molto sensibile nella conoscenza, nel porre appunto gli elementi di base per una navigazione più sicura possibile.
pericoli online che riguardano anche gli adulti. Sì, proprio perché sul web nessuno è sicuro, quindi la vita social ovviamente è rivolta agli studenti e deve essere rivolta anche ai genitori, ma la prevenzione della polizia postale in questo caso è su vasta gamba, quindi anche per tutti quelli che navigano sul web, vuoi le aziende, vuoi i privati. E la cronaca apre la pagina dell'Alta Padovana con un grave incidente avvenuto nella notte lungo la nuova strada del Santo. Due persone ferite, una in maniera grave. È questo il bilancio di un incidente accaduto poco dopo le 22 di ieri a Campo San Piero, lungo la regionale 308, più nota come la nuova strada del Santo. Per cause ancora al vaglio della polstrada di Padova, due auto, una vecchia Citroen e una Mercedes classe A, in arrivo da opposte direzioni, si sono scontrate frontalmente. Gravissimo il conducente del mezzo che, stando alla prima ricostruzione dei fatti, avrebbe provocato l'incidente. Subito soccorso è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero, dove è stato sottoposto a controlli anche l'automobilista alla guida dell'altra auto coinvolta. La regionale del Santo, che collega Castelfranco Veneto a Padova, è rimasta bloccata per un paio d'ore, fino alla mezzanotte. Solo allora, conclusi i rilievi, la circolazione è ripresa regolarmente. Siamo ora allo sport. Continua il sogno della Calcio Bastano, che batte la Juve Stabia e approda alle semifinali playoff. Non poteva che essere Simone Iocolano, capitano giallorosso, a firmare il 6-5 con la Juve Stabia, che regala al Bassano Virtus il passaggio del turno e l'approdo in semifinale playoff. Ed è proprio il numero 11 virtusino a meritare oggi la scena, assieme a Mattia Grandi. L'estremo giallorosso blinda la porta per 120 minuti e para il rigore decisivo. Il film del match è presto fatto. Al 20° è l'ex Davi a sbloccare la partita, ma bastano appena 2 minuti alla Juve Stabia per pareggiare con Bombaggi. Gli ospiti recriminano per una traversa e nei supplementari si vedono annullare anche un gol per un fallo su Toninelli. È allora la lotteria dei rigori a premiare i giallorossi e a tenere vivo il sogno della Serie B. Domenica si riparte da zero. Alle 18 il Bassano sarà di scena a Reggio Emilia. 7 giorni più tardi sarà la Reggiana a far visita al mercante. Niente sfida con l'ex Petrone dunque, e forse anche questa per qualcuno è già una piccola vittoria. E come anticipato prima, non perdetevi questa sera alle 21.05 per la serie interviste ai candidati presidenti della regione, Laura Di Lucia Coletti, candidata dell'Altro Veneto, Ora Possiamo. Ora vi lascio invece al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Sale, e ricordo sempre di chiamare i numeri che state vedendo in sovraimpressione per chiunque abbia ricordi legati al Tempio Sale. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata, arrivederci! Sarcinelli Curzio, Sergiolini Eugenio, Sari Angelo, Sarno Giovanni, Sarotti Pasquale, Sarri Salvatore, Sartor Giacomo, Sartorello Umberto, Sartori Attilio, Sartori Ermenegildo, Sartori Giulio, Sarzino Salvatore, Sassarini Raffaele, Sassetti Giovanni, Sasso Bernardo, Sasso Mauro, Sasso Raffaele.